l'intervento di Alice Simonetti, presidente dell'Associazione Nazionale Emodializzati, Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue, CIVIS. Buonasera e mi unisco anche io ai ringraziamenti per aver coinvolto il nostro coordinamento interassociativo dei volontari italiani sangue, che raccoglie le principali associazioni che si occupano di dono del sangue, ovvero AVIS, FIDAS, FRATRES e Croce Rossa. Perché è chiaro che la Convenzione di Oviedo, e non solo per il tramite del suo articolo 21, esprime dei principi che permeano l'attività del volontariato del sangue. E questa riflessione la vorrei incentrare su due livelli. Il primo è quello delle possibili interpretazioni che possono essere date alla Convenzione, e il secondo è quello del contesto in cui questa è e sarà chiamata ad essere applicata. Per quanto concerne il testo della Convenzione, non torno su aspetti del suo articolato, che sono già stati ovviamente compiutamente illustrati, ma semmai ne aggiungo un paio che mi pare importante sottolineare. Il primo è quello espresso dall'articolo 26. Ci sono delle norme della Convenzione che in particolari condizioni e sotto, insomma, uno stretto criterio di proporzionalità possono anche essere derogate, e ci sono invece delle norme riconosciute per l'appunto dall'articolo 26, tra cui rientra anche la regola di cui all'articolo 21 del divieto di profitto, che rappresenta una norma incondizionata, per cui non è suscettibile di deroga alcuna, e ne sottolinea ancora di più la forza e l'importanza nel sistema dispositivo espresso dal Trattato di Oviedo. Un ulteriore aspetto che mi sentirei di sottolineare riguarda invece il protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana, che è già stato menzionato, completando la citazione che è già stata fatta dal professor Petrini, perché c'è una seconda parte dell'articolo 21 che quindi va a esplicitare i principi espressi dall'articolo 21 della Convenzione, che ci dice: è vietato compiere attività pubblicitarie sul bisogno, sulla disponibilità di organi o di tessuti al fine di offrire o di cercare ottenere un profitto, ovvero vantaggi paragonabili. Mi ha colpito questo punto particolare, perché mi sembra che possa essere letto un po' come una norma di condotta per associazioni come le nostre, che si occupano della promozione gratuito e ovviamente volontario e anonimo. Sembrerà un'ovvietà magari quella che sottolineo, ma non è sufficiente darci il compito di promuovere il messaggio della donazione di sangue, ma deve essere anche molto chiaro qual è il messaggio corretto da veicolare, lontano da ogni promessa di vantaggio economico o strumentale per il donatore. E il messaggio per noi è quello della donazione volontaria, anonima, non remunerata, periodica, consapevole e associata. E da qui è chiaro il tramite diretto con quello che rappresenta la cultura del dono, che è anche parte integrante dei significati che vogliamo esprimere con l'evento di oggi. Da questo punto di vista mi sento di poter dire che le associazioni svolgono un ruolo complementare estremamente importante rispetto a quello delle istituzioni politiche e sanitarie, un ruolo comunicativo di promozione che potrebbe essere potenzialmente ancora più efficace rispetto a quello delle dette istituzioni, proprio per la prossimità, maggiore prossimità ai donatori e ai volontari stessi. Inoltre, le associazioni sono la cassa di risonanza dei valori che si intende promuovere attraverso il messaggio della donazione periodica, volontaria, anonima e non remunerata di sangue. Da questo punto di vista è importante, secondo noi, sottolineare che parliamo in questo caso di cultura del dono, del volontariato, della solidarietà, della cittadinanza attiva. Peraltro, sotto l'aspetto del valore del volontariato, c'è una bellissima sentenza della
Corte Costituzionale, la numero 75 del 1992, che insomma non so citare ora, ma secondo me merita vale la pena di leggere proprio per come raccorda il volontariato all'essenza sociale dell'uomo e alla sua naturale propensione ad aiutare i membri della sua comunità, incarnando pienamente quello che è il già ricordato articolo 2 della nostra Costituzione. Ma oltre che cultura del volontariato e della solidarietà, il messaggio che le associazioni del nostro coordinamento esprimono è anche una cultura della salute, della prevenzione, degli stili di vita sani, che rappresentano un'altra rilevantissima parte dell'apporto che siamo in grado di dare al sistema salute italiano, peraltro con un impatto, un valore di impatto sociale che è rilevante e anche immediatamente misurabile. Ovviamente non intendiamo in questa sede ribadire questi principi per dire che siamo bravi o per una sorta di lode, ma soltanto per ribadire in realtà quello che è il nostro impegno a lavorare sulla base di quegli stessi principi che hanno permesso sino ad ora al nostro sistema di funzionare su basi etiche, sostenibili e capaci di rispondere ai bisogni dei pazienti, che sono il nostro unico obiettivo di tutela nell'azione comune programmata che ci prefiggiamo di svolgere. Per quanto riguarda il contesto, oltre a sottolineare brevissimamente un aspetto sulla vigenza di quello che è il sistema di principi espresso dalla Convenzione di Oviedo e a sollecitare anche dalla nostra parte il completamento e quindi con della sua efficacia con il deposito ovviamente dello strumento di ratifica, mi piace ricordare, anche questo è già stato fatto ma sottolinearlo di nuovo, che i principi dell'articolo 21 sono anche incarnati nell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che per virtù dell'articolo 6 hanno lo stesso valore giuridico dei trattati. E quindi diciamo, si tratta di un sistema di principi che non possiamo ignorare, che ha una sua statura estremamente rilevante nel nostro paese e al di fuori dei confini nazionali. Da questo punto di vista, restando nell'ambito dell'Unione Europea, come sappiamo è in atto da qualche tempo un processo di analisi delle direttive e degli strumenti legislativi in materia di sangue, cellule e tessuti e organi ovviamente. C'è già stata una consultazione in cui sono stati coinvolti anche gli attori del sistema, tra cui appunto in un evento che si è svolto a settembre anche l'associazionismo del sangue è stato portato a dare il suo contributo, esprimendo quelli che sono diciamo i messaggi che io sto condividendo con voi. E in questo contesto abbiamo realizzato che i valori su cui noi fondiamo la nostra attività non possono assolutamente essere dati per scontati, soprattutto in un dibattito che si sta riattivando, e questo ci porta ad affermare anche in questa sede che da un lato, per quanto riguarda il dibattito continua sul principio della gratuità del dono, che occorre superare la logica di una disciplina incentrata più sul prodotto che sulla persona. E con persona chiaramente noi intendiamo sia colui che ha necessità di ricevere terapie che si basano sul sangue, sugli emoderivati, ma anche sul donatore stesso. Chiaramente entrambi hanno pieno diritto alla tutela della propria dignità e di diritto alla salute, ed è questo un paradigma su cui si fonda non soltanto il funzionamento e la sostenibilità del nostro sistema trasfusionale, ma anche l'impianto di valori che noi condividiamo come cittadini italiani ed europei. Dall'altro lato, come dicevo, certi principi non possono essere dati per scontati, ed è per questo che, forti delle nostre convinzioni, dovremmo presidiare e affrontare direttamente questo dibattito in questa sede istituzionale. Credo che sia particolarmente importante sottolinearlo. All'interno del panorama europeo, i principi della donazione volontaria anonima e non remunerata sono ancora un po' troppo elastici, ci sono delle zone grigie che vanno evitate, e sotto questo profilo un evento come quello di oggi deve servirci a riaffermare la piena consapevolezza dei valori che permeano il nostro sistema salute,
e a fornire loro nuova legittimazione nella riflessione europea. Questo per evitare ogni ulteriore frammentazione e giungere a delle soluzioni chiare e realmente condivise tra i Paesi membri, tracciando dei confini invalicabili e delle regole che siamo realmente in grado di condividere e che ci permettano, insomma, di chiamare la donazione di sangue realmente con questo nome, altrimenti se c'è una qualsiasi forma di vantaggio e di remunerazione non chiamiamola donazione. Concludo con un accenno alla questione del valore. È vero, il sangue e le sue componenti hanno un valore, sì, ma è un valore che è inestimabile proprio per il principio di solidarietà e di dignità umana che esprime. È nostra responsabilità condivisa ribadirne, soprattutto in questo anniversario ventennale dell'articolo 21 della Convenzione di Oviedo, la natura di bene etico, strategico e collettivo, a tutela di chi lo dona e di chi lo riceve. Chiaramente nel presente della giornata di oggi, ma soprattutto in un'ottica pro futuro. Grazie anche per quest'ultimo cenno. Devo dirvi, quando in università vengono gli operatori di una certa associazione a raccogliere il sangue tra gli studenti, quello che mi colpisce di più è che non è tanto l'idea di magari avere qualche ora di lezione abbonata, il cappuccino, o magari più serio farsi le analisi, perché poi in gioventù si ha sempre timore magari di avere qualcosa, ma è l'entrare a far parte di una comunità aperta, che è proprio quella dei donatori, cioè stare sul lettino sdraiato, chiacchierare con l'altro, avere l'infermiere che ti racconta un fatto di vita, è come sentirsi socialmente utili e avere accanto altri ragazzi di 19-20 anni che lo fanno insieme a te. Non è una donazione solitaria, è una donazione comunitaria. È un qualcosa che davvero trascina questi ragazzi, che ogni volta sono sempre di più, perché tra di loro parla, poi chiaramente poi si approfondisce, no? Perché quando si parla si racconta, ma perché lo fai? Vengono fuori anche storie tristi, dolorose, anche di esperienze personali. Questo secondo me è la dinamica proprio per promuovere questa cultura, partire dalle scuole, dalle università, dargli questa proposta e poi vedrete che inevitabilmente quando c'è uno scambio orizzontale tra le persone, soprattutto se giovani, toccano con mano anche un loro ruolo e così questo senso di appartenenza aperto, non chiuso, proprio perché poi la volta dopo magari viene un altro, pure qualcuno può donare perché c'ha avuto un viaggio per cui non può rispetto a quel paese donare il sangue. Peraltro, insomma, aggiungo soltanto un accenno che è un po' come potrebbe essere vista la donazione, il messaggio del dono in senso trasversale. Sarebbe bello che, a parer mio, insomma, per come l'ho vissuto, raggiungendo la maggiore età, che cosa posso fare? Ho diritto di voto, posso prendere la patente. Sarebbe bello che la cultura del dono si radicasse per il tramite della nostra azione congiunta, al punto tale che la possibilità di avvicinarsi alla realtà del dono diventasse un passaggio automatico dell'acquisizione della piena cittadinanza. E questo, insomma, secondo me sarebbe un grandissimo risultato, non soltanto sotto il profilo del supporto che i donatori danno al sistema sanitario, ma anche proprio nella cultura della nostra cittadinanza. Una sorta di dovere sociale. E Paola Binetti.